Ciao a tutti e bentornati sul canale Gioco Troppo Poco per un'altra puntata di Lords of the Fallen. In questa puntata andremo a trovare il più grosso, il più gigantesco tra i Lords. Quindi, che dire, seguitemi perché potrebbe essere una puntata piuttosto lunga. Allora, la prima cosa da fare è andare a trovare Yetka. Nella scorsa puntata abbiamo visto che avremmo potuto andare diritti da questa parte e quindi affrontare il boss come abbiamo fatto, oppure seguire Yetka per una scorciatoia che ci avrebbe portato direttamente alle spalle del boss, evitandolo. Ma noi ci siamo lasciati questa stradina per questa puntata. Benissimo. Allora, come prima cosa. And then we sneak up from behind and stab them. Hey, look who's here. Allora, vogliono uccidere un gigantesco mostro che c'è giù nell'arena. No, diciamo, siete pazzi, andatevene. Listen to yourselves. Get out of here while you still can. But who'll protect us from the captain? I'll tell him that I killed you. But I need your tattoos as proof. Our tattoos? Yeah, rip them off. Better this than running away or dying here. Here, take this amulet we found. It'll be more use to you than it will be to us. Ok, mi sono sbagliato. Questi qua sono i codardi che cercava il capitano. Ok, tatuaggio. Perfetto. Boh, andiamo noi a uccidere. Allora, prima di tutto, andiamo. Ok, Ariete è quello che mi serve. Perfetto, andiamo noi a uccidere il gigantesco mostro nell'arena. Vieni, vieni. Hop. Ok. Sono bastati due colpi. Una grande vittoria per il nostro gioco troppo poco. Ok, abbiamo fatto tutto il giro dell'arena. A questo punto possiamo salire sulla torre ed affrontare una mini base. Ah no. Hop. Ok. Ci dovrebbe essere, esatto, c'è anche un ciccione dall'altra parte. Non sarà un grosso problema per noi. Un bel attacco in salto. E un ariete. Perfetto. Tutto questo per cosa? Solo per arrivare al di là dell'arena e quindi eventualmente andare a saltare il boss che abbiamo visto nella scorsa puntata. A questo punto possiamo scendere nell'arena e ci ritroveremo di fronte a un portale che possiamo aprire solo con il nostro guanto. Seguitemi, eccoli qua. Questo portale non si apre a meno che voi non equipaggiate il guanto e ci sparate addosso. Apposta, a questo punto potete tranquillamente passarci attraverso. Vediamo che cosa c'è qui. Allora, fede, armatura media. Bene, adesso siamo arrivati a una delle parti più difficili. Più che altro perché è lunghissima. Allora, adesso dobbiamo assolutamente trovare prima di tutto il cuore del nostro amico. Che dovrebbe essere qua dentro. Eccolo qua. Dannazione! Ah!
Allora, il cuore è qua dietro ed è la prima cosa che dovete prendere. Poi le vostre belle animozze. Dopodiché facciamo fuori il bestione. Ok. Possiamo andare ad aprire questo scrigno e tu con tutta la calma del mondo. Armatura testa pesante, leggenda eterna. Ok. Adesso che ci siamo liberati la strada, possiamo sfruttare questo punto di salvataggio per ripristinare le fiaschette. Abbiamo raccolto il cuore del tiranno e quindi possiamo farlo fuori tranquillamente. Ricordate che i tiranni non respammano. Quindi se riusciamo ad ucciderlo adesso... Ok, Forza. Vieni, vieni, fatti sotto. Ok. Ok. Fai il duro? Accidenti! Ecco, dovete... Me lo stavo dimenticando. Wow, uno è andato. E adesso c'è il mago. Dovete fare attenzione perché il mago... Ok. Via, 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 che esplode! Perfetto! Ricordate che qua vicino c'è sempre il nostro punto di salvataggio, dove potete rimpinguare le vostre fiaschette. Non abbiate paura ad utilizzarlo, eh? Ok, ripartiamo. Abbiamo fatto fuori tutti quelli della stanza a sinistra. Abbiamo liberato lo stanzone centrale, ma c'è ancora tanto, tanto da fare, eh? Non abbiate paura. Ora arriverete... Perfetto, arriverete in una zona molto aperta e verrete subito attaccati. Dovete fare molta attenzione. Ok, prendiamo lo scroll. Qui è chiuso. E ora dobbiamo fare attenzione a scegliere la strada. Noi dobbiamo andare da questa. Via, via, via. Ok. Curiamoci. Perfetto. Facciamo molta attenzione ai ragni, ma soprattutto dovete prestare attenzione ai buchi nel pavimento. Vieni, vieni, piccolo. Perfetto. Allora, qui c'è una porta chiusa. Ecco, dovete fare attenzione ai buchi nel pavimento. Dannazione! Ok, via! Curiamoci! Ok, perfetto. Qua c'è il nostro fabbro, se avete bisogno. Perfetto. Allora... Vediamo un attimo. Apriamo la porta con le rune. Cosa ci troviamo qua dentro? Rompi vertebre! Ok. È l'impugnatura di un'armatura.
e da qui ci apriamo una scorciatoia che ci porta direttamente nello stanzone principale. Quindi possiamo andare a tornare al nostro punto di salvataggio e riempirci nuovamente le fiaschette. Non male, non male. Ricordate che avrete molto molto bisogno di questi punti di salvataggio, perché questa sezione è molto lunga. Ok, allora continuiamo a salire. E prendi questo. E via via, dannazione. Dove diavolo stai mirando? Opla. È ancora lunga, ragazzi, eh? Molto lunga. Ah. Allora, qui facciamo molta attenzione. Faccio ancora qualcosa. Ah, sì. Thor, il martello di Thor. Ecco, qua c'è un altro tiranno che dobbiamo abilmente schivare. Ma no, ho sbagliato tasto per correre. Ho sbagliato tasto per correre. Ok. Allora. No, l'ho mancato. Ok, qua dietro di lui c'è il cuore. Perfetto. Vedo solo di recuperare un minimo di mana. Ok. Dannazione. Mi ha fatto male. Perfetto. E questo non rispamma più. Allora, dopodiché, vedete qua c'è una leva, dobbiamo assolutamente tirarla. Perché aprirà questa porta che abbiamo visto poc'anzi. E questo è il nostro Lord. Libera una catena del Lord. Allora. Bisogna fare il giro da questa. Ok. Perfetto. Adesso siamo qui in una torre, dobbiamo raggiungere la cima, ma prima andiamo a salutare la nostra amica Yetka. I bloody well found it, Harkin. I've got it. This place is the knowledge. My family might be dead, but they left me this one book, and it's a map. It was a map all along, and now I will finally be able to read it. I'm so close. I need to decipher this. In the meantime, why don't you find out what that large gate is about? The answer must be somewhere in this tower. Perfetto, dobbiamo cercare un modo per raggiungere l'annientatore. Ok, qui troveremo un punto di salvataggio dove poter ricaricare le nostre fiaschette.
E infine seguente. Eccoci qua. Attenzione che qui troverete appunto una miniatura della bestia che potrà avvelenarci. Eccola. E lì c'è la leva. Dannazione. Ecco, la rogna è che non avrete molto spazio. Oh. Allora. Benissimo. Fa un male cane. Ok, pessima. Pessima idea usare l'arma avvelenata. Vediamo un po'. Possiamo usare Thor. Perfetto, vediamo come si comporta Thor. Mi sa che è lentissimo Thor. Oh cavolo. Oh, dannazione. Via, 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 via. Cerchiamo riparo, cerchiamo riparo. Ok, Thor non è una scelta azzeccata. Allora sarà la volta di codice. Vieni, vieni. Stiamo verso l'esterno, in questo modo, anche quando ci rotolerà addosso. Niente. Dannazione. La leva. Oh, no. Non mi serve a niente questo. Oh. Mi serve ariete. Mi serve la possibilità di colpirlo a distanza. Forza, vieni, vieni. No! Pessimo! No! Ok, siamo quasi alla fine. Non voglio rischiare. Sono già morto troppe volte. E penso che li lancerò contro un ariete. Teniamolo a distanza. Magari beviamoci ancora. No, non sono ancora pronto! Dannazione! Oh, però abbiamo caricato l'ariete. Ok. Ups. Va bene, ci siamo liberati del mostrone e quindi possiamo accedere tranquillamente alla leva che dovrebbe liberare un'altra catena del grande Lord. Ah no, scusate. Apre una porta che ci permetterà di proseguire. E dovrebbe esserci uno scrigno da qualche parte. Eccolo qua. Apriamolo. Vediamo cosa c'è dentro. Ok, armatura media. Quel grande cancello. Questo. Ok. Vediamo un po'. Eccoci qua. Perfetto. No, questo voglio io. Dannazione. Via, via, via. Via, 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 via. Ok, devo trovare il suo cuore come prima cosa. Perfetto, seguiamola. Non avevo visto. Perfetto. Basta, è fatta. Oop.
Ok, un bel ariete ed è fatta. Possiamo prendere possesso del punto di salvataggio. Allora, bene, a questo punto andiamo a cercare la prossima leva. Ok, non è di qua, è qua giù. Perfetto. Ok, upla. Ok. Adesso vediamo. Qua eventualmente ci sarebbe il fabbro per potenziare le nostre armi. Però prima andiamo ad aprire questo baule. Allora. Allora, non siamo ancora in grado, mi sembra, di decifrare queste iscrizioni. Ecco la leva. Ok, che apre la... No, che abbassa la seconda piattaforma. Perfetto, a questo punto potremo anche tornare giù da questa. Mi sembra, perché di là si esce. No, possiamo tornare giù da questa. Perfetto, seguitemi. Che anche la seconda... Adesso dobbiamo solo sperare che cada di sotto. Speriamo che cada di sotto. No, quando è sotto questo effetto dell'elettricità non conviene attaccarlo. Adesso sì, però. Via. Ok. Hop. E perfetto. A questo punto possiamo finalmente entrare qui per andare... E... Vieni, che una bella sberla in faccia non te la toglie nessuno. Ok. Siamo quasi arrivati, eh? Non disperate, attenzione. Ok. Eccoci. E boom. Bene. Nulla si frappone tra noi e il prossimo Lord. Dobbiamo solo tirare ancora questa leva. E l'ultima piattaforma si abbasserà. A questo punto... Stop! Don't hurt him! What? This is what I've been looking for. He is it! Allora, a questo punto siete di fronte a una scelta. Potete aiutare Yitzka oppure negargli il vostro aiuto. Adesso vi farò vedere cosa succede se l'aiutate. Dopodiché attaccherò un video dove invece ho scelto l'opzione contraria. Quindi, per aiutarla, diciamo... Gli chiediamo se parlerà con lei. He knows why I'm here. I think he is saying I don't have much time. E noi possiamo decidere di lasciarlo in vita. Yes. A questo punto, questo demone gigantesco aiuterà Yitzka a riunirsi con la sua famiglia.
e voi otterrete un piccolo achievement. Se invece preferite uccidere il grandissimo Lord, ecco quello che vi aspetterà. What? This is what I've been looking for. He is it. It's a lord, and the lords have to be destroyed. He has nothing to do with the Rogar lords. You don't understand. If you want to fight a lord, then go up there. You leave this one alone. All the more reason to kill him. No, you have to let him take me back to my family. What did your book say about it? This book is a map designed to lead me here. It's showing me how I can reunite with my family. This is a treasure beyond anything I imagined, and this being is the key to it. What do you mean? That's not possible. It is. I swear it. I cracked the code, and he is the key. He is trapped in space and time. If we set him free, he can take me with him. He can take me to my family. What are you talking about this time? My mother. My mother isn't dead. She left me this book so that I could find her. It's hard to explain, but this being is the only one that can take me to her. It's a monster. I mean, look at it. I know what he looks like, but I swear to you, he is not a threat. All the more reason to kill him. No, you have to let him take me back to my family. My mother. My mother isn't dead. She left me this book so that I could find her. It's hard to explain, but this being is the only one that can take me to her. What? This thing? Are you expecting it to talk to you? He knows why I'm here. I think he is saying I don't have much time. Enough. Get out of my way. Harkin, no! Get out of my face. Va bene, non mi resta che lasciarvi per questa puntata. È tutto. Abbiamo sconfitto anche l'ultimo dei Rogar. Non abbiamo esplorato tutto quanto questo posto, però non era necessario. Ci vediamo alla prossima puntata per il prossimo boss. Ciao.